Fabrizio! Oui. Che stai a fare qua? Pure te c'è appuntamento con Claudio? Ma dall'appuntamento la settimana fa dovevamo parlare di cose private. A me mi ha scritto 3 giorni fa, mi ha detto vieni che così organizziamo la vacanza. No, scusate, scusate, non ho potuto fare a meno di sentire, ma mi sa che vi sbagliate perché Claudio quest'estate viene in vacanza con me. Amore mio! Claudio! Che ci fate per qua? C'è un appuntamento tu! Oh, Cla, scusa il ritardo. Vedo che ti senti meglio. Ma riesci ad appoggiarlo il piede? Ragazzi, lei vi presento la migliore fisioterapista d'Italia. Fa miracoli, ma ha risolto tutto. Cioè, perché oggi c'è pure fisioterapia. Mi ha dato appuntamento per 2 ore. Scusate, però io vengo da Manziana, abbiate pazienza. Cioè, non posso fidarmi. Sì, sì, adesso vado a raccontare i fatti miei davanti a tutti. Oh, non ci sarà nessun tutti. Oh. Perché mi sono scordato, io oggi c'ho il calcetto, c'ho il campo prenotato da 10 minuti, devo ancora lavare i fratini che stanno de culo. Scusate, sa. Mortificato. Ciao, ragazzi. Buongiorno, abita qui Claudio, avevo appuntamento per far benedire la casa. Lo fanno, lo fa così. E sei carino, si chiama Claudio. E io gli ho detto tantissime volte, Beta, che se lei fa così, se si nervosisce, li fa scappare tutti gli uomini. Ci hai messo la curcuma? No, comunque io ora non so come fare perché l'ultima volta che le ho fatto questo discorso è sparita per 2 settimane. Strano. Infatti. Perché io ce la sento? Ma mi stavi ascoltando? Che? Non mi stavi ascoltando. Anna, perché ogni volta mi devi chiedere se ti sto ascoltando? Ti sto ascoltando, non sono deficiente. Vabbè, allora cosa ho detto? Hai detto che Betta ogni volta si innervosisce e li fa scappare tutti e tu provi a sentirla ma lei scompare. E beh, ora che così facendo muoia da sola, piena di gatti che ha la puzza di piscio. Questo non l'ho mai detto, scusa. L'hai pensato? Vero. Io dico sempre il vero. Amore, senti, ma hai deciso se partiamo o no questo weekend? Tu sei sicura che non ci hai messa la curcuma? No, non ce l'ho messa la curcuma. Vabbè, io devo andare. Dove vai? Oh, non fa come Betta, Che io la casa che puzza di piscio di gatto non ce la voglio. Lei vede il tubo rosso e il tubo blu. Mi stringe leggermente la manopola del tubo rosso. Sera. E vedrà che la pressione torna a regime. Il dottor Carulli? Chi è lui? Della Caldaia, sì. Perfetto, perfetto. Me la porta uno e mezzo. Uno e mezzo andrà benissimo. È un bravissimo idraulico. Mi faccia sapere. Arrivederla. Professore carissimo, abbiamo assolutamente ricevuto il suo libro. Per me siamo pronti per la pubblicazione, fare qualche taglio. È un bravissimo editore. Pure. Però direi che ci siamo, sì. Arrivederci professore. Signora Wanda, non ci lamentiamo, grazie al cielo. Assolutamente, assolutamente, lo ricorderò nell'omelia di domenica, che Dio l'abbia in gloria. È un bravissimo sacerdote. Perfetto. Ci vediamo in chiesa domenica. Arrivederci, signora. Prego, chi è il prossimo? Io. Lei è anche il dottor Carrulli? Io sono solo il dottor Carrulli. È un bravissimo dottore.